Ora c'è un altro redattore, Alessandro Diana. Un applauso, Alessandro, che ha sfidato la febbre per essere qui. Grazie, Alessandro. Signora, io volevo chiedere, a proposito della partita della semifinale 1970 tra Italia e Germania, che ricordi aveva, qualche aneddoto a proposito? Dunque, noi abbiamo fatto un campionato, quell'anno siamo partiti a ragione, ma si chiama tuo padre? Francesco. Francesco ha ragione che non che bisognava favorire il Cagliari, che bisognava favorire Gigi Riva e portarlo come campione, ma in realtà Gigi Riva a quei mondiali era il coprotagonista insieme a Pelé, potenziale coprotagonista, perché sui giornali lì, internazionali che giravano lì a Città del Messico, i potenziali due protagonisti sarebbero stati Pelé e Riva. Beh, su questo c'ha ragione, ma non perché hanno favorito il Cagliari. E abbiamo fatto un campionato del mondo abbastanza, abbiamo cominciato male, abbiamo fatto 1-0 con la Svezia, poi abbiamo fatto 2-0-0 con due pareggi e una vittoria, ci siamo qualificati per la fase successiva, quindi non abbiamo giocato bene nessuna delle tre volte, né con l'Israele la seconda partita, né con l'Uruguay la terza partita, e poi abbiamo giocato invece molto bene con il Messico nei quarti di finale. Nei quarti di finale è cominciata ad entrare in funzione la staffetta, che nel secondo tempo usciva Mazzola, entrava Rivera, e Rivera giocò molto bene anche, tra l'altro. E la gente ha cominciato a riavvicinarsi, anche se i tifosi non stavano dalla nostra parte, perché abbiamo fatto fuori il paese ospitante, quindi tre volte perché non abbiamo giocato bene, una volta abbiamo fatto fuori il paese ospitante e ci siamo presentati con la Germania, che era praticamente una squadra che noi vedevamo giocare, però giocavano a 1000 metri e noi a 2000-2002, e io almeno pensavo, molti di noi pensavano, ho detto questa, la Germania è una squadra che corre sempre, che non si arrende mai, che ha qualche fuoriclasse e quindi da prendere con le molle, però se salgono da 1000 metri di León ai 2000 di Città del Messico, sono cavoli loro, quello è qualche cosa, invece niente, no. Le goccio proprio, quelli hanno cominciato a correre e continuavano a correre. E ci siamo presentati con grande spirito, con grande attenzione e soprattutto con gli accorgimenti che noi dovevamo, soprattutto nel reparto arretrato e a centrocampo, riservare a loro avversari. E quindi quando pensi a questo, tu pensi alle ali Grabowski, pensi a Leur, pensi a Müller, che era un grande attaccante, pensi a Seller che giocava, partiva da lontano, ma era forte di destra, era come me, basso come me e cicciotto come sono io adesso, però per chiamare andava in cielo, andava. La squadra c'aveva a centrocampo Beckenbauer e Overath, cioè gente che da grande competitività in mezzo al campo e soprattutto per quanto riguardava l'apparato difensivo, quindi molta attenzione avevamo prestato a questa partita, mentre loro di là hanno subito pensato che Riva andava marcato stretto da Fox, Bertie Fox, e Schulz si era preso proprio a buona insegna, andava lui, quindi nei spostamenti anche che loro facevano, i due attaccanti, qualche volta quando venivano fatti gli incroci, anche loro addirittura erano portati a seguirlo quasi giocando a uomo, quindi lo Snelling che partiva da sinistra poi è stato risucchiato quasi a fare, diciamo, il coordinatore dello spazio vuoto nel centro della difesa, no? E la partita, noi abbiamo fatto quel gol, se vogliamo non è stata un'azione combinata, ma è stata comunque un gol pesante, importante,
E poi, come era nostro costume, perché una volta dovete sapere che quando si giocavano le partite internazionali, specialmente quelli dal valore doppio, che i gol valgono doppio, che quando giocai la prima in casa dovevi cercare di fare due o tre gol, perché poi quando andavi là era tosto, non c'avevamo la mentalità. Il calcio di allora era fatto il recupero del pallone ai 30 metri e riproposizione del... Sacchi poi l'ha chiamata ripartenza, ma noi chiamavamo il contropiede. Quindi il tipo di calcio che si sviluppava era quello più o meno in Italia. Ci ha provato prima Fabbri, Edmondo Fabbri, ma insomma qui ci allungheremo troppo. E insomma, noi questo tipo di movimento, di manovra, siamo andati in vantaggio, e diciamo che un po' per la loro volontà, che correvano tanto, e un po' perché era la nostra abitudine a retrocedere per compattarsi un po' più vicino alla nostra linea difensiva, va da sé che loro hanno cercato, attraverso aggiramenti, attraverso di avere la meglio, di vincere anche i confronti diretti. E non dimentichiamo che Overath era uno che è un grande centrocampista destinato a fare poi globalmente 4 mondiali, anche se poi dopo, se volete, vi racconto una storiella dei 4 mondiali di Rivera, ma racconto dopo, se volete, a parte, che è simpaticissimo. E Beckenbauer ce la teniamo per dopo, per sì. La storia Beckenbauer, cioè, c'ha una classe, cioè, superiore alla media proprio. Fortunio. No, poi dopo si è fatto male avanti alla spalla, diciamo che è riuscito a creare un po' di meno, però fino a che è stato bene, è stato uno martello a cercare di proporre il gioco, anche di rifinire anche per la squadra. Tant'è che poi dopo, praticamente al secondo di recupero, è venuto fuori questa dimenticanza nella marcatura, proprio nel nucleo centrale, lì a circa 7 metri dalla linea di porta, si è trovato Snelling e spaccata. Lui dice che se ne stava andando verso lo spogliatoio, e invece in realtà ha capito che lui ha cominciato. Poi io mi sono rivisto questa partita un sacco di volte per cercare di capirla più di quanto non l'avessi capita al momento, no? E poi praticamente questo gol che ci ha stecchiti, stavo guardando delle foto proprio ieri a casa, che siamo proprio nell'intervallo tra i tempi regolamentari e l'inizio dei supplementari, siamo molti pelle ossa, ecco, io adesso proprio ho tutta sta ciccia, tutta sta roba che... salutare, ma allora stavo per le ossa davvero in quel momento là, quindi era anche la tensione, la corsa, la fatica a quell'altura, a quasi 40 gradi di calore. Non sapevamo che però dietro questo gol di Snelling ci sarebbe stato tutto un risvolto clamoroso determinato da... cioè, Snelling pareggia, poi segna Müller, cioè da 1-0 per noi la partita sta a finì, segna Snelling 1-1, poi segna Müller, poi anche loro sbagliano, Rivera tira, c'è un coso lì e fa uno stop, che se lo faceva uno dei nostri, ma la capoccia ha messo sui piedi di Burnic, e Burnic 2-2, addio 2-2, porca miseria. E poi risegnano loro. No, ce l'abbiamo risegnato noi. Dopo abbiamo risegnato noi, ha segnato Riva. Poi hanno segnato loro, e poi c'è stato il gol di Rivera. Ha segnato un coso di testa, che era... Seller ha saltato e Müller l'ha strusciata di testa così. E poi ha segnato Rivera. Cioè, è difficile raccontarla, perché... se tu passi da un'emozione, è come dire so bello, no, so brutto, so bravo, no, sono somaro, cioè tutta questa cavallata, alternanza di emozioni unica. Di emozioni è stata speciale. Allora tu dovevi travestirti, insomma, come da dire contento.
arrabbiato, contento. Cioè, che perché poi tutta la partita non era stata così emozionante. No, la partita noi 90 minuti, ecco, allora dici grazie a Dio, no grazie a Dio, in quel momento vi avremmo sparato a Snelling, però ecco, intorno c'era qualche cosa nell'aria che evidentemente doveva ricamare in funzione di questa partita, tale al punto di proprio questo pieno di emozioni e di sentimenti intercambiabili l'ha resa così indimenticabile. Un applauso Alessandro. Anche la cosa divertente è che abbiamo intervistato Tarcisio e mi ricorda la domanda in radio. In radio, alla domanda se preferiva essere vice campione del mondo 70 oppure campione europeo del 68, ha risposto l'opposto tuo, cioè che lui preferiva essere campione europeo del 68 e non vice campione del 70. Questa era la particolarità che ti vedute, volevo dire. Vedute diverse. Esattamente all'opposto. Ora chiamiamo il nostro caporedattore Giorgio Rainaldi. Ciao Giorgio. Tra l'altro una leggenda appunto come De Sisti dalla partita del secolo, la più bella di tutti i tempi, qui a Football Outside the Box, sì, insomma per noi è veramente grazie. Onore con Giorgio Rainaldi qui presente, e vogliamo dare invece adesso davanti a Picchio una sorpresa per Giorgio. Erika, la dici tu? Che mi sono sbagliata, non è il nostro caporedattore, è il nostro nuovo vice direttore, quindi un applauso a Giorgio. Un applauso a Giorgio. Un applauso. Una colonna di passione del... esatto, polo ci tenevamo. Grazie mille, veramente. Ora però non ti dimenticare la domanda. No, Picchio, no, vuoi fare un complimento a Giorgio? Perché in questo momento per lui è il massimo, so, arrivare al vice direttore. Picchio, i complimenti anche da Picchio. Personalmente non lo conosco, però evidentemente per una sequenza così rapida di titoli, di incarichi, vuol dire che lei è bravo. Quindi se lo merita e spero che faccia onore a questo nuovo incarico e che renda felici tutti coloro che l'hanno eletta. Ce la metterò tutta. Buonasera De Sisti, come prima domanda volevo chiederle un raffronto dal punto di vista sia tecnico che della competitività tra la Serie A anni 60-70 e quella attuale. Ritiene che oggi siano troppe 20 squadre? Ma sì, non sono soltanto le 20 squadre, è cambiato un sacco di cose, sono cambiate, il calcio... Parla te un attimo, Dio. Sì, ecco, approfitto pure un attimo per salutare gli amici di Juventus, i tifosi della Juve, del Milan e dell'Inter, perché ovviamente prima abbiamo dato risalto per alcune cose, però è chiaro che ci sono tantissimi media anche da parte delle squadre di Juventus, Milan e Inter. Quello che diciamo noi, la battaglia che porto avanti io, che non ci sta equilibrio, è questo, che poi magari vincerebbero comunque, però una distribuzione dei diritti TV completamente non equa, la sudditanza psicologica esiste, c'è sempre stata fuori delle grandi, in più il discorso degli arbitri, che gli arbitri comunque sono pagati, sono sotto contratto dalla Lega, e anche quello condiziona un sistema che vede ai vertici Juventus, Milan e Inter. È chiaro che poi sono dati, non è che ci stiamo inventando nulla, che dal 2001 a oggi sono passati esattamente 14 anni e nessuna squadra al di là di Juventus, Milan e Inter ha vinto lo scudetto, non c'è un precedente in tutta la storia del calcio. Questo è grazie all'avvento delle pay TV, che ha creato questa forbice enorme. In tutta la storia del calcio non esiste dal dopoguerra in poi una squadra che non sia Juventus, Milan e Inter che abbia vinto due scudetti consecutivi. Insomma, questi sono numeri al di là del tifo che può essere... Sembra di averla già sentita la scorsa volta. Sì, esatto, è questo. Questa a casa sua se lo fanno tra lui e il padre. Però c'è qualcosa di molto interessante qui che okay, leggo, no. Gli schemini. Scusa, di no, la domanda è intrigante, però io dunque ho partecipato a un dibattito tempo fa perché Pelé disse è tutto cambiato, il calcio è cambiato. Allora all'interno di questo calcio cambiato mi sono fatto un po' una specie di, non dico proprio una piramide, ma no, come è cambiato il calciatore, è cambiato con i rapporti, è cambiato con i rapporti con i tifosi della stampa. Questi sono i appunti che prende Mourinho. No, queste no, sono quelle questo che può pensare uno che si mette tranquillamente a pensare. Su questo parlo del calciatore. Sì. Oggi è tutto commercializzato e meccanizzato, ma lontano nei contatti umani. Una volta c'era il contatto umano che era importante, perché una volta si poteva fare un'intervista, potevi anche parlare con un coso, con un giornalista, senza avere per forza di cose la prerogativa o l'interesse o una prenotazione lunga chissà quanto tempo. Prima parlavi col giornalista, addirittura c'era un giornalista, dei giornalisti che salivano sul pullman della Roma. Oggi sarebbe impossibile. Una cosa che, cioè, c'era
ricordo, io stavo in ultima, verso le ultime file, c'era Manfredini, Pedro Manfredini, voi ricordate? Ma Pedro Manfredini è una leggenda, ma perché adesso a pensare a queste cose qua, cioè, sta a giocare con certi peracottari. C'è Pedro Manfredini, a un certo momento faceva: ma voi la palla me la dovete dare nel momento in cui io mi smarco. C'era presente su, verso la parte posteriore dove stavamo noi, anche un giornalista romanaccio, era, adesso non c'è più, del Corriere dello Sport, che era fortissimo. Allora sentiva parlare sto Manfredini che si rammaricava che gli passavamo la palla a tempo debito e lui, nonostante si sbarcasse di qua e di là, la palla gli arrivava, no? E allora, cioè, non è intervenuto io o un altro a dire qualche cosa, è intervenuto sul giornalista e gli ha detto: ah Pedro, ma andate a smarchite, abito dalla camilluccia, io non te vedo smarchiate mai. Cioè, e il rapporto era anche di questo genere qua prima, cioè voglio dire, era più umano. Questo, allora, quindi i procuratori non c'erano, no? C'erano i mediatori. I mediatori erano, una volta un calciatore della Roma, una Roma è andata a comprare, a acquistare un calciatore dal Venezia e costava 20 milioni di lire, l'hanno pagato 80 milioni perché attraverso il procuratore ha fatto, sono maschi, vanno nascosti 20 qua, 20 là, questo è costato 80 milioni. È stata una della seconda lotta sindacale che noi abbiamo fatto come associazione allenatori. L'allenatore prima era un tuttologo, io penso a Nero Rocco, penso a Carletto Mazzone, vi ricordate quella corsa di Mazzone? Sì, grande Brescia-Atalanta, troppo grande Mazzone che ti spaccoli, ma te correva, e Minichini che gli correva appresso, che cercava da trattenere, no? Uno c'è spettacolo, no. Che poi sarà stata la prima corsa della, allora, vita. Cioè, quella gente là che c'aveva, forse se tutto va bene c'aveva un assistente, un allenatore dei portieri. Cioè, Montella, ho letto quando è andata la Fiorentina, c'aveva 10 collaboratori. E vedi com'è cambiato il ruolo da allenatore. E non solo quello. A status del calciatore c'è stato il vincolo. È andato cambiando il vincolo poi. Cioè adesso queste sono tutte cose che incidono nel meccanismo del calcio espresso in quei in determinati modi rispetto ad altri. Chiaro, chi sa giocare sapeva giocare prima, e chi non sapeva giocare non sapeva giocare manco prima, perciò, cioè, poi la differenza la fa il rapporto che c'hai col pallone, e tematiche di gioco, gli allenamenti come li sviluppi, e chi ha più giocatori in gamba normalmente vince. Poi l'altra cosa che è cambiato, i palloni più leggeri. Picchio, la mogliola in campo invece non ce n'è prima né adesso, e per il futuro invece tu la vorresti la mogliola in campo? Ma da mo cavolo, ma questo, cioè, sono problemi che qualcuno ne vuole, qualcuno ne conviene che tirarla fuori, ma piacevo, basta. Se no, capace che, siccome noi in Italia parliamo da lunedì fino a domenica mattina, no, anzi adesso no, parliamo fino al sabato perché giocano il venerdì e il sabato. Spezzatino. E non c'è più una regola. Io credo che a Moriola è una cosa, almeno sulla riga di porta, per fuorigioco. Allora, una volta, mi pare 3-4 anni fa, partecipai a un dibattito dove veniva detto che comunque la discrezionalità ultima sul fuorigioco e sul gol restava all'arbitro, o all'arbitro di porta, o comunque al guardalinea, all'arbitro. Allora, cioè, se tu sei con piedino di qua o con piedino di là, da un'immagine immaginaria, allora devi usare mezzo meccanico, elettronico, perché se no non la vedi così, se uno c'ha un piedino di qua. Allora, se la prerogativa, l'ultima facoltà di scelta rimane all'arbitro, allora non cambia niente, è sempre l'arbitro che comanda, quindi siamo legati a una decisione sempre di questo genere. Sono cambiati i palloni, no? Vedi che adesso c'hanno tutti il tiro forte, oh. I palloni sono più leggeri, ma sono più leggeri, sì, cioè, e metodiche d'allenamento. Oh, guarda, aspetta qua, il calciatore, lo status, il vincolo, la sentenza Bosman, la legge 91, la legge sugli extracomunitari, la libera circolazione
al doping, ai falsi tesseramenti, alle plusvalenze, ai passaporti falsi, al calcio scommesso, a Carciopoli. Ma quante ne ho viste? Qui c'è da riempirsi l'immagine del calciatore. Prima, se c'avevi il capello lungo, c'erano due o tre che c'avevano il capello lungo, adesso c'hanno orecchino. Hai i tatuaggi che c'ha? Dai, non si può guardare a calcio che non c'hanno. Mi dice, ma è cambiato, ma mica solo perché sono 20 squadre, è cambiato in peggio, è cambiato. Perché è vero che sono cambiati i ritmi di gioco e metodiche di allenamento, è vero anche che comunque la cosa importante che rimane, ricordo tutta la Fiorentina, è il rapporto uomo-palla. Più confidenza c'hai col pallone, certo, e meno problemi avrai in generale. Che se corra di più, che se corra di meno, questo è un discorso che incide sicuramente, però... Se il pallone poi non lo sa trattare, gli dai del lei, pensiero, gli dà del lei a stop, vai o vanno lì, sta sempre a rincorrere il pallone. O stop, ma non là, però sto veloce, o vado a arrivare. Poi o ritocco, o rivo laggiù e devo arrivare prima di quel. Cioè, voglio dire, ci sono certe cose, certi elementi che non potranno mai cambiare nel calcio. Io credo che il calcio comunque rimane sempre una. E invece, a proposito di appunto di epoche che cambiano, che passano, tu hai avuto la fortuna di. Hai avuto la fortuna di giocare contro Pelé da calciatore, da allenatore hai giocato contro Maradona calciatore, e invece adesso come opinionista, anche come giornalista, perché appunto hai preso anche il testino giornalista, puoi assistere a Messi. E ogni campione ha una sua epoca, e per me è impossibile paragonare i vari fenomeni che ci sono stati nel tempo. Per te invece, tra questi tre grandi che ho citato, c'è qualcuno che ha un di più rispetto agli altri? Mi pare che t'avevo detto pure io questo, una volta che mi hai intervistato. L'ho intervistato tante volte. Sì, no, io ho detto pure, magari se sta rivenendo le parole mie, detto, sono epoche diverse, non si può fare un paragone, perché è chiaro che stuzzica l'interesse. Ma tu non lo dici tu, lo dice Picchio. No, io ho detto, no, stuzzica l'interesse della gente il fatto che è meglio Pelé o Maradona, o Maradona e Messi, o Pelé e Messi, o Messi meglio di tutti. Sono epoche diverse, il calcio che dicevamo che è cambiato nella sua essenza. Io direi tra Pelé e Maradona, Maradona è venuto a confrontarsi nel campionato più difficile. Cioè, a me piace più Pelé, tra Pelé e Maradona, però se tu, io, ecco, dove sta il napoletano, là? Carina, va a dire a quello che è meglio, quello che deve dare la fucilata. Cioè, ognuno è figlio del proprio tempo. Io ho visto Pelé fare delle cose, una volta abbiamo giocato qui all'Olimpico, a Roma, in amichevole, lui stava col Santos, c'è sta palla che passa 60 metri, che gira da un metà campo all'altra metà campo, da un lato all'altro, e questo comincia a correre così, arriva sulla palla, allunga la gamba, la palla si ferma qua. Ma come ha fatto, Madonna? Ma c'è la colla? Cioè, non è possibile, materialmente è impossibile. Posso farti una domanda? Ma come no? Basta se non vuoi. Pasquale, devi venire qui però. Vabbè, no, del Brasile del 70 quanti giocatori ti ricordi? Il Brasile del 70? La finale io l'ho rimossa, no. Dalla mia memoria. Però per dire, nell'Argentina dell'86 quanti giocatori ti ricordi? Maradona. E di quella mi ricordo Pelé, solo ci ho giocato contro. No, vabbè, mi ricordo Gerso, mi ricordo Rivellino, mi ricordo Jairzinho, mi ricordo Tostao. No, Gariccia no, Gariccia io. Prima, c'erei 90 anni fatto, adesso. 70 non ha fatto, ha fatto tre mondiali prima. Cialma Santos. No, comunque è difficile pensare, ognuno cioè, sono cambiate le tattiche, Ricordo Maradona è venuta, perché qui in Italia si gioca, noi siamo più bravi degli altri sotto l'aspetto tattico, però se ci vantiamo di essere particolarmente bravi a modificare atteggiamenti, posizioni e quant'altro, più degli altri allenatori, in genere è vero questo. E quindi questo ci porta a considerare che ha fatto più fatica Maradona giocando qua, però se e qua ha dominato, vuol dire che era un altro pianeta, insomma, proprio, ecco. Pelé è un altro pianeta e Messi sta sbaragliando tutti, però è come se va a fare una cosa
Un paragone con sempre. È difficile. Qual era il pezzo di domanda che mancava? No, adesso appunto volevo fare la seconda domanda. Velocissimo. Sì, velocissimo. Se nell'attuale campionato ci sono, quali sono uno o più giocatori in cui si rivede dal punto di vista della posizione in campo oppure dal punto di vista tattico, insomma? Ma io non mi riconosco in nessuno, anche se nel senso che sono sempre stato consapevole dei miei limiti, dei miei pregi, dei miei difetti e altrettanto conscio di non trovarmi in mezzo a giganti di chissà quale statura tecnica. Per cui io credo che nel mio genere, nella tattica, credo di essere stato uno dei migliori senza confronto, uno dei migliori assoluti. Lo pensiamo anche noi. No, è diverso, solo qui si parla di un aspetto, quello che diciamo che ho sviluppato anche negli anni, attraverso delle metodiche di allenamento, attraverso delle scoperte, delle prove, riprove durante partitelle, durante, poi ho messo posto in essere durante le partite. Ero forte tatticamente, non eccellevo in niente, non c'avevo il lancio tanto lungo, non c'avevo il tiro tanto forte, non c'avevo tanto il sinistro, non c'avevo il colpo di destra tanto, non c'avevo, allora che cazzo giocai a fare? No? C'era la capoccia che era meglio di tutti messi insieme. Quindi il senso della posizione, quindi. Il senso della posizione, cioè quella la gente passava nel pallone e me la davano a me. Ma come fa questo? Dice ammazza che culo che c'è. Scusate se due parole un po' pesanti, ma ci stavano bene. Dice com'è quello, c'ha questa fortuna che... No, il senso dell'intercettazione del passaggio era una prerogativa. Sai quanta gente ci rimaneva male? Non ti preoccupare, ci sono già cascati altri. Che dicevo, questo qui era una, sicuramente una prerogativa troppo importante per me. Non è come il Marchese del Grillo, non era quello lì. Non era questa qui. Io ero contento di me e non intendevo somigliare a nessuno. Negli anni ho visto uno che giocava abbastanza come me, si chiamava Eraldo Pecci. Adesso vedo Pizzarro che occupa quella posizione, però io non ci sono delle differenze, capito? Io, per me la palla deve correre, io mi devo smarcare per eventualmente riceverla e non devo fare me rigiro, la do qui, poi la vado a rilevare, mi metto lì a 2 metri e poi me rigiro prima di fare il passaggio bello. Io, per me la palla deve correre. Gente piroette, insomma. No, a me questo mi ha insegnato il più grande centrocampista per me, che è stato Schiaffino. Questo mi ha insegnato. Questa è la filosofia di un centrocampista che si rispetti. Cioè oggi vedo lo stesso Pirlo che è un fuoriclasse, anche De Rossi che è già di diverso genere, che come centrocampisti davanti alla difesa se tengono troppo la palla. Se la tengono troppo e forse vogliono manifestare la loro alta capacità di controllare la partita, controllare la situazione. Cioè invece a me non mi frega, io mi mettevo al servizio degli altri, ecco perché non ho preso voti da, capito, 10, però non ho mai preso meno di 7. È questo.